Piazza all'incrocio dei pali. Un gol pazzesco! Amici di Sport Italia, appassionati di pallamano, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Handball Mania, puntata in azzurro quest'oggi, ma con una forte componente rosa. Questo perché abbiamo ospite ai nostri studi, primo ospite di questa trasmissione davvero speciale, Monica Prusser, capitano della Nazionale Italiana. Ciao Monica, grazie per aver raccolto il nostro invito. Come sempre Matteo Aldamonte, ciao Matteo. Buonasera. Nella seconda parte della trasmissione poi avremo ospite Liliana Evaci, il tecnico della Nazionale Under 17 femminile. Parleremo ovviamente di Nazionale, ma parleremo anche del massimo campionato. Intanto con Monica, tutto bene Monica? Come procede questo stage che avete svolto in parte a Roma e poi a Salerno? Sì, ciao, buonasera a tutti. Sì, comunque adesso ci stiamo preparando, no? Ci non avete impegni ufficiali? No, questa settimana non ci sono impegni ufficiali, diciamo, abbiamo soltanto allenamenti, ci alleniamo come sempre, no? La mattina e la sera, e poi domani si andrà a Salerno a fare delle partite amichevoli, due, e vediamo, perché ci sono anche tante ragazze nuove. Ecco, questo è un dato molto importante, perché è l'occasione anche per testare alcune nuove giocatrici che saranno visionate dal tecnico Neven Rupez. Intanto Matteo, ripartiamo da quella che insomma è la nostra classica abitudine, facendo il punto sul massimo campionato maschile. Si è giocata la 21ª giornata di regular season, il Bolzano, forte anche della sconfitta del Pressano per mano della Junior Fasano, ha consolidato il proprio primato in classifica. In coda è una lotta che dovremo vedere come si svilupperà tra Merano, che è scivolata giù in classifica assieme al Cologne, ma anche Bologna e Cingoli, che non vogliono naturalmente mollare il servizio. La certezza dei playoff conquistati da Bolzano, il più 6 della formazione altoatesina sul secondo posto, sinonimo di un primato messo praticamente in ghiaccio, sono le poche certezze di un campionato di Serie 1 che sabato giunge tra mille incognite e tanto equilibrio alla 22ª giornata di regular season. A catalizzare l'attenzione sarà per la verità ciò che accadrà domenica al Pala San Giacomo, teatro del Match of the Week di Sport Italia tra Conversano e Fasano, già vista in finale scudetto lo scorso anno e più recentemente ai quarti di Coppa Italia. La sfida tra le due pugliesi è un dentro fuori soprattutto per i campioni d'Italia, reduci dal fondamentale successo contro Pressano, e che 24 ore prima del loro impegno guarderanno con interesse al confronto tutt'altro che scontato fra Cassano, Magnago e Trieste. Poi però Fasano dovrà fare la sua parte in un match che quest'anno ha sempre perso e che la squadra di Alessandro Tarafino avrà il vantaggio di giocare davanti al suo pubblico. Dietro le attenzioni sono tutte attirate dalla sfida tra Cingoli e Merano. I marchigiani hanno fallito nella trasferta di Benevento contro Gaeta e sono obbligati a fare il risultato al Pala Quaresima, dove però è costretta a vincere anche la squadra altoatesina allenata da Milian Gagovic. I diavoli neri non trovano punti dal 10 febbraio scorso, una serie negativa questa che li ha portati a un traballante più 5 sulla zona retrocessione, alla pari di Cologne, atteso però da un proibitivo match in trasferta contro Bolzano. Come Cingoli, crede nella salvezza anche Bologna. La sfida in casa del Fondi potrà dire molto sul futuro degli emiliani reduci dal bel successo casalingo contro Siena. Proprio i toscani di Alessandro Fusina intanto tornano al Palestra e ricevono la visita di Bressanone. Vetrina dunque tutta per il Bolzano. Al termine della partita tra Trieste e Bolzano, Matteo Aldamonte ha raccolto le impressioni di una delle bandiere del team altoatesino. Sporci, ci ascoltiamo. Avvertite la pressione di chi è favorita o meno? Ma per noi era cosa fondamentale, per noi era vincere la Coppa. Non abbiamo vinto da 2015, allora questa vittoria per noi era fondamentale. In campionato noi giochiamo ogni partita, cerchiamo di vincerla. Fino adesso è andata veramente bene, però anche noi abbiamo perso tanti punti e abbiamo vinto tante partite solo di uno. Allora vediamo che il campionato è molto equilibrato e un piccolo rilassamento ti toglie i punti. Per fortuna noi è andata bene, abbiamo 6 punti di vantaggio e oggi era una partita che noi per forza dovevamo vincerla. Anche perché poi bisogna tenere alta la concentrazione, perché i playoff sono un'altra storia. Sì, sì, la playoff cambia tutto. Noi per fortuna abbiamo esperienza di queste partite, però lì bisogna arrivare sani.
bisogna essere pronto anche fisicamente, e poi parte un campionato nuovo, diciamo, da playoff, semifinale e speriamo anche finale. Monica, consideri il Bolzano, tu comunque segui con attenzione anche il massimo campionato maschile, la favorita allo scudetto? Credi che sia la squadra che ha più possibilità di poter centrare il risultato importante? Sì, ma in questo momento penso che sia la squadra più in forma di questo campionato, però come sempre ovviamente può succedere di tutto, no? Adesso è ancora da decidere chi arriva al quarto posto di fare i playoff e poi è da vedere, però io in questo momento vedo favorito ovviamente il Bolzano. E c'è anche una notizia in più, una buona notizia per il Bolzano, ma anche per tutto il movimento italiano, per no, il Matteo? Bolzano e per la nazionale, perché è notizia davvero di questi giorni, di ieri per la verità. Mate Volarevic è un giocatore a tutti gli effetti italiano, quindi convocabile in nazionale e possiamo dire di non vedere l'ora di vederlo far coppia con Domenico Ebner, una coppia di portieri davvero invidiabile. E chiedo subito un'impressione su questa notizia veramente delle ultime ore a Francesco Ancona, che abbiamo in collegamento telefonico, il tecnico dell'Acqua e Sapone Junior Fasano. Ciao Francesco, grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie a voi, ciao a tutti. Ecco, Volarevic è italiano, non cambia niente per gli equilibri del campionato italiano nel breve, perché è ovvio che il Bolzano non potrà acquisire un nuovo straniero avendo ora Volarevic italiano, però credo che sia una notizia importante soprattutto in prospettiva azzurra, no? Sì, assolutamente, Volarevic comunque cambia gli equilibri, li ha cambiati in passato negli ultimi anni, così come li cambia qualche altro giocatore italiano che milita nel campionato, però è sicuramente una pedina in più per la nazionale, è una coppia di portieri fortissimi e quindi ancora un passo avanti per questa selezione. È una coppia di livello europeo, Ebner Volarevic, a tuo avviso? Sì, sì, è una coppia di livello europeo, Ebner assolutamente sta dimostrando anche in Germania di essere un portiere di altissimo livello. L'abbiamo visto anche nell'amichevole contro la Croazia, una prestazione veramente eccellente. E poi Volarevic è da misurare un po' in Europa, però penso che sia un'ottima coppia. Ecco, chiedo un giudizio sul tema, sul doppio portiere di grande valore, anche a Monica Prusser, insomma, collega di Ebner e Volarevic. Cosa insomma può rappresentare per l'Italia il fatto che Volarevic sia italiano e che possa fare coppia con Ebner in nazionale? Sì, io penso che siano due portieri diversi anche, perché Ebner giocando in Germania sta facendo molto bene e Volarevic qua a Bolzano pure sta facendo bene. Penso anche come caratteristiche tecniche, no? Sono due portieri che sì, insomma sì, in qualche poi modo sono due portieri giovani anche, diciamo. Vero, e secondo vero. Me anche in nazionale possono più che fare bene. Secondo me la nazionale italiana ancora diventerà più forte, perché già un portiere, come sappiamo tutti, è sempre il 50% della squadra, lo non dici di tu, più. No? allora, lasciamo da parte Volarevic, Ebner, poi ne avremo modo di parlare, parliamo di campionato. Allora, Francesco, Matteo ci dà un attimo il quadro della situazione, classifica e prossimo turno, perché credo che tu stia già abbastanza in fibrillazione, poi ci racconterai la vigilia del derby. Sì, il fine settimana che attende il Fasano è sicuramente importante, impattante in termini emotivi. Vediamo prima la classifica per capire perché. Perché infatti Fasano è di fatto agganciata al quarto posto, è a meno uno in classifica. Eccola qua in grafica, Cassano Magnago ha 28 punti, uno in più del Fasano. Cassano Magnago che affronterà il Trieste nel prossimo turno, Fasano invece giocherà il derby. Bolzano in fuga, mentre per quanto riguarda la parte bassa della classifica, dicevamo della situazione traballante di Cologna e Merano con 15 punti, Cingoli e Bologna a quota 10, mancano ancora 5 giornate, non è ancora detta l'ultima parola. Vediamo anche il prossimo turno per capire quello che ci aspetta. E detto della partita di domenica tra Fasano e Conversano, anzi tra Conversano e Fasano, si giocherà infatti al Pala San Giacomo, trasferta complicata per Trieste che fa visita al Cassano Magnago, ma sarà una partita difficile proprio per la formazione lombarda. Bologna a caccia di punti contro Fondi, Pressano Gaeta, Bolzano Cologne, Siena, Bressanone e Cingoli Merano.
Allora Francesco, il derby è già una partita importante a prescindere dalle ragioni di classifica. Questa volta lo è ancora di più perché immagino, insomma, il Fasano punti tanto su questa partita per poter poi giocarsi la volata playoff con tutte le carte in regola, no? Sì, è una giornata importante, una ormai come certo lo sono state anche le precedenti, però questa in particolare credo che sia una giornata determinante. Determinante per tutte e due le formazioni, sia per noi sia per il Conversano, perché il Conversano, non ricordiamoci, che vuole assolutamente difendere e cioè mantenere il secondo posto che gli garantirebbe il ritorno della semifinale in casa. Quindi comunque una partita decisiva, ogni passo falso può costare tanto anche a loro. Per quanto riguarda noi, è ovvio che siamo consapevoli che ormai le giornate che mancano alla fine non sono tantissime. I punti in palio, i punti diciamo che si possono perdere, diciamo, non sono tanti, ma non sono tanti neanche per il Cassano, che sta per il ruolino di marcia che ha il Cassano, e iniziamo a valutare la parte finale del campionato molto 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 probabile. Quindi questa giornata dove noi giochiamo con il Conversano e dobbiamo assolutamente fare punti. Come ci arrivate? Come arrivate a questa partita, Francesco? Arriviamo tranquilli, stiamo lavorando bene, abbiamo disputato una discreta partita contro il Fressano sabato. E andiamo lì a giocarci secondo me alla pari questa sfida, consapevoli di giocare sul campo loro, quindi avranno l'appoggio del loro pubblico, però anche penso il pubblico fasanese non farà mancare il suo apporto. Poi è sempre un derby visto da entrambe le parti in maniera particolare, molto sentito. Questa volta sicuramente loro, a differenza degli ultimi anni, passano con il favore di pronostico, sono obbligatoriamente passano con il favore di pronostico, quindi facciamo pesare un po' più a loro rispetto agli altri anni il fatto di arrivare un po' più della favorita. Esatto, sereni, anche se, come giustamente ricordavi tu, la posta in palio è importantissima anche per il Fasano. Guarderà con particolare attenzione a giochi fatti, perché giocherà 24 ore prima, all'esito del confronto, il Cassano, no? Beh sì, che intanto è andato a fare punti importanti sul campo di Bressanone, il capitano Lamendola e Alessio Moretti, ascoltati dal collega Walter Taranto al termine della partita. Adesso erano sei finali, adesso mancano 5 partite, dobbiamo tenere la concentrazione a 1000 al massimo, perché Fasano non perde un colpo, ma neanche noi siamo lì, noi vogliamo arrivare quarti. Questa è una vittoria troppo importante, ce l'abbiamo fatta sudando alla fine, però siamo molto contenti. Saranno tutte finali su campi difficili come Bolzano e Fondi, e anche se ogni squadra che viene a Cassano non viene per regalarci punti, quindi non possiamo permetterci nessun passo falso, perché è vero, guardando avanti adesso Bressano è un po' più vicina, ma anche guardando indietro Fasano è lì, e non molla un colpo, e quindi basta un errore per buttare via una stagione, quindi sono tutte finali e le giocheremo come tali. Francesco, prima di salutarti, soltanto un giudizio un po' su questo campionato, e insomma non possiamo ancora considerare il Cassano come un outsider, è una squadra che ha dimostrato nel corso della stagione di valere le prime posizioni, quindi è una avversaria di grande prestigio, di grande valore, autorevole. Sì, assolutamente, penso che fino ad ora abbia meritato la posizione, ha avuto un ottimo ruolino di marcia, piccolo passo falso dovuto sicuramente anche all'infortunio di Moretti per qualche giornata, però obiettivamente il Cassano ha meritato tutto quello che ha ottenuto fino ad ora. Speriamo che faccia qualche altro passo falso fino alla fine, perché non potrebbe che favorire noi, però onestamente non è più una sorpresa da quello che ho potuto constatare nell'ultimo periodo. Ho notato una grande crescita dei loro giovani,
che sono costantemente in campo e supportati da due buoni portieri e un Moretti in grande spolvero, diciamo, susseguono ottimi risultati. Bene, grazie Francesco ancora, in bocca al lupo, ti attende insomma un match molto importante nella giornata di domenica, ricordiamo, diretta a Sport Italia, il match of the week, il derby del Pala San Giacomo tra il Conversano e il Fasano. È il momento di parlare di Nazionale Azzurra, Matteo. Con questo raduno che, lo ricordiamo, non precede impegni ufficiali per quanto riguarda la nostra nazionale, ma ci sono tanti volti nuovi. Vediamo in grafica le convocate a disposizione del tecnico Never Rupec e dello staff tecnico della nostra nazionale, oltre ovviamente a Monica Pruster, il capitano della formazione azzurra. Tra i nomi nuovi, Girotto, il rientro di Trombetta, Gioia in posizione di centrale, Stettler, insomma tante giocatrici, Bassanese che è rientrata, vedete in grafica l'elenco completo, tante giocatrici, anche Rossignoli tra i pali, che Monica immagino starà seguendo con particolare attenzione, tra l'altro provenienza altoatesina per entrambe, e insomma c'è la possibilità per il nostro staff tecnico di vedere una squadra che poi, lo ricordiamo, dovrà affrontare le prossime qualificazioni europee nel prossimo autunno con sorteggio il 4 aprile. Come si stanno comportando queste new entry, Monica, tu che sei veterana della nazionale azzurra? No, si stanno comportando bene. Cioè, ma io non dico dal punto di vista dal punto di vista tecnico. Si impegnano al massimo, comunque, cioè, vogliono far vedere che sanno anche fare delle cose, cioè, diciamo, sono all'inizio, no? Ovviamente è difficile, no? Sempre rientrare in una squadra che è già stata composta di alcune giocatrici. Però si impegnano e ovviamente poi decidere il nostro allenatore. Credi che ci siano le condizioni, questo poi ovviamente ne riparleremo a tempo debito, a settembre, per poter ottenere qualche risultato? Non è stata propriamente piacevole la vostra striscia di sconfitte nell'ultimo periodo, c'è anche da parte vostra forse la voglia di ripartire, di cancellare un po' il recente passato? Sì, certo che c'è sempre la voglia di ripartire da zero, no? Perché in passato ovviamente non ci sono stati risultati, perché ci aspettavamo di più, ovviamente. Ora è ancora presto di parlare per certo. Settembre, perché ancora non si saprà contro chi giocheremo. Però fino a settembre c'è ancora tanto tempo, quindi ne parleremo più in là. La possibilità che crescano anche alcune giorni, poi di questo al limite ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione con Liliana Ivaci. C'è però già qualche certezza legata proprio al presente, un nome su tutto. Su tutto quelle di Laura Celeste Rotondo, che ci ha fatto divertire in Svizzera, purtroppo ha perso nella finale della Coppa Nazionale con il Tour, ma ha fatto un gol davvero incredibile, vediamolo nella clip, davvero una super realizzazione, un gesto tecnico pregevole a cui noi siamo piuttosto abituati, conoscendone le doti, soprattutto la potenza di tiro e la tecnica di tiro, ma questo è un gol davvero superlativo, perché era sbilanciata con il corpo indietro. Davvero una gran rete. Brava, brava Rotondo. Noi ci fermiamo pochi istanti. Salutiamo Monica Pruster. Grazie. E ritroveremo accomodata in postazione Liliana Ivaci, tecnico della Nazionale Femminile Under 17. Il tennis non ti basta mai? Affrettati allora. Riapre la biglietteria per gli internazionali BNL d'Italia 2019. Non perdere tempo. Visita il sito internazionalibnlditalia.com e acquista anche tu il tuo biglietto. Internazionali BNL d'Italia. Sorridi, è tennis. Quanto coraggio in questo tiro! Tiro di Daria Turkovic, insidioso, vincente, 6-6. Complimenti al centro di produzione della FIGH per lo spot sulla prossima gara che attende gli azzurri, quella tra Italia e Slovacchia alla Pallacanestro di Faenza.
Ciao Liliana, ben ciao, trovata. Buongiorno a tutti. Nei nostri saluto studi. Saluto tutti i grandi che guardano questa trasmissione, vuol dire che ci vogliono bene. Tu la guardi? Sì, quando, ma non in diretta puoi. Perché poi è sempre sì, orario. L'importante è guardarla, sì, poi sì, insomma, sì. Insomma l'utilizzo dei social permette anche di guardarla in sì, differita. Infatti. Sotto questo aspetto va bene a tutti. Tu hai il compito di guidare e di far crescere le promesse azzurre, le giovani promesse azzurre, peraltro è anche un impegno che ti attende ad agosto, niente male. A che punto è il lavoro di crescita di questo gruppo Under 17? Comunque siamo all'inizio di quest'anno, abbiamo iniziato a febbraio con comunque una settimana di lavoro a Roma e ora è il secondo nostro incontro con 3 giorni lavoro a Roma, domani giochiamo, iniziamo già a giocare un torneo molto importante per noi che è in Romania, Trofeo Carpati, dove incontreremo le nazionali di livelli un po' più alti, però per noi è sicuramente molto importante. Devo ringraziare a tutto il movimento, a tutti quelli che sono impegnati di organizzarci tanti incontri prima di agosto per arrivare lì almeno con 10-15 partite internazionali che fanno molto di più di certo. Qualsiasi tipo di allenamento o tutto quanto. Sicuramente il nostro compito è molto più pesante, voglio dire, di allenare una nazionale senior dove tu devi partire veramente da base, da primi passi, certo. Voglio dire, da primi passi. E costruire anche una mentalità. Devi costruire mentalità, devi lavorare anche su tecnica individuale, devi fare veramente un lavoro duro. Però vorrei dire anche che faccio complimenti a queste ragazze che sono presenti, che gli abbiamo chiesto all'inizio di studiare bene, perché mancheranno anche a scuola, e stanno andando tutti. Lì abbiamo presentato il programma, l'hanno accettato e ora. Poi il lavoro insomma non ti ha mai spaventato sotto questo aspetto? No, quello no. Parlavi di agosto, perché ad agosto cosa accadrà, Matteo? Io insomma facevo riferimento ad agosto, l'ideale è stata ancora più esplicita, facciamo un po' di sintesi su questo aspetto. Già di per sé un appuntamento importante, sono i campionati europei di seconda divisione, c'è tra virgolette l'aggravante o il vantaggio, vediamolo come, un po' come vogliamo, lo giochiamo in casa, a Lignano Sabbiadoro, l'Italia sarà padrona di casa, 10 nazionali, chi vince ottiene il pass per la prima divisione, quella dove militano peraltro 2 delle 3 avversarie dell'Italia al prossimo trofeo dei Carpazi. Io direi di vedere la lista certo. Delle convocate e il calendario di questo torneo che prenderà il via domani in Romania, Italia che affronterà appunto le coetanee della Romania e della Norvegia, che sono le 2 squadre che giocheranno i campionati europei in Slovenia di prima divisione della loro categoria, dell'Under 17, e poi c'è la Repubblica Ceca che invece sarà tra le 10 che arriverà a Lignano Sabbiadoro, non è nel raggruppamento dell'Italia, lì invece la testa di serie è la Polonia e dovremo vedere appunto come riusciremo a comportarci, ben sapendo che il lavoro che stiamo facendo è davvero tanto, è corposo, è intenso e che ce la giochiamo in casa, e questo è un elemento non da poco. È importante giocarlo in casa questo appuntamento? Ma direi di sì, perché l'esperienza che abbiamo avuto con il gruppo 2000-2001, ho visto che la Lituania, che era organizzatrice, li ha avvantaggiato un po' giocare in casa. Dà un po' più di sicurezza forse un po' più di sicurezza ragazze, il certo. Pubblico, certo. Che le palestre si riempiano sempre quando gioca la nazionale in casa. E spero che ci darà una mano e cerchiamo anche di educarli in questo modo, che non si spaventano, augurandomi che il palazzetto sarà pieno. Ecco, ne hai allenate tantissime di giocatrici di grande valore. Dal punto di vista tecnico, che gruppo hai in questo momento a disposizione? Io mi rendo conto che insomma, qualcuno vorrebbe già operare un po' qualche parallelo tra la fantastica impresa degli azzurri a Tbilisi, dei Millennials, e la tua squadra. Credo sì. Che sia un po' forte come sì. Paragone. È un po' forte sicuramente, perché anche la scelta che abbiamo nel campo maschile è molto più elevata. Certo. Abbiamo più concorrenze. Spero che un giorno anche con le femmine sarà così, però il gruppo che abbiamo ci dà fiducia e dobbiamo averla, dobbiamo farli crescere più che altro di avere tanta autostima e tanta testa. Cerchiamo di farli arrivare a avere in ogni azione in attacco e anche in difesa una seconda soluzione, perché ancora sono giovani, partono e vanno a tirare. Ecco, è un lavoro basato su questo, cerchiamo di metterli insieme. Finora, un anno e mezzo che lavoriamo,
vorrei ritornare alla la Svezia l'anno scorso, che ci hanno dato soddisfazioni, vuol sì, dire che la noi Cup, certo. Sì, ci hanno dato soddisfazioni e noi dobbiamo credere in loro. Gli ho detto già che ora un torneo di Romania, dobbiamo battere Romania, ecco questo. Ecco, hai dato già un input subito. Insomma, niente male, niente male. Potranno fare tanto anche i club. A proposito di club, Matteo, visto che stiamo parlando del settore femminile, campionato di A1 fermo, no, per lo stage della nazionale, ma soprattutto per la pausa internazionale. Ma si è giocata la penultima giornata di regular season, molto importante, perché ci ha detto che il 30 marzo sarà la sfida tra Salerno e Oderzo ad assegnare il primato. Vediamo com'è andata. Saranno gli ultimi 60 minuti della regular season a decidere la squadra che tra Salerno e Oderzo accederà da capolista alla pool playoff della Serie A1 femminile. Tutto come previsto, o quasi. La 17esima giornata infatti non lesina emozioni in vetta. Le campionesse d'Italia dimostrano di saper soffrire nel successo esterno 26-23 in casa di Dossobuono. La squadra di Raich è abile ad accelerare nei primi 30 minuti, ma lo è ancor di più nell'incassare le sfuriate delle scaligere nella ripresa. Dossobuono, alla disperata ricerca di punti per tenere al sicuro il proprio posto in pool playoff, deve cedere il passo. Chi invece rallenta un po' a sorpresa guardando la classifica è Oderzo, solo un pari casalingo per la formazione veneta fermata sul 23-23 da Cassano Magnago. Le lombarde anzi recriminano per il match point sciupato nei secondi finali, sprecone anche Oderzo che avrà bisogno di concentrazione massima il 30 marzo prossimo dopo la pausa nel big match del Palapalumbo. C'è in palio il primato nel campo che a dicembre aveva consegnato alle campane la Supercoppa. Se il pari in Veneto è comunque pressoché ininfluente ai fini della classifica, diverso è il discorso per il 29-22 con cui Casalgrande vince il derby emiliano sul campo dell'Ariosto Ferrara. Il tecnico Lassouli s'affida alle sue punte di diamante. Furlanetto a segno 10 volte, Fantoni in 6 occasioni e Franco in 5. Dossobuono agganciato al quarto posto e regular season da chiudere nel 18esimo turno contro Flavioni. Dovevano essere due punti fondamentali e invece il derby bresciano si trasforma in un'occasione persa per la Leonessa Brescia, sconfitta 25-14 sul campo di Leno. Per le ragazze di Gaspare Scalia restano le preoccupazioni nel vedere appese a un filo le chance di rientrare in pool playoff. Tutto in un sabato, quello del 30 marzo, nella sfida da dentro fuori alla Pala San Filippo contro Dossobuono. E allora siamo veramente in chiusura, però Liliana, chiaramente tu guardi assolutamente con attenzione i campionati giovanili, sono le tue ragazze, però uno sguardo al massimo campionato femminile, che peraltro conosci come le tue tasche, insomma, credo tu l'abbia dato nell'ultimo periodo. Ecco, come lo inquadri in questo momento? C'è la sfida prossima che deciderà la prima posizione, poi? Poi l'ultima che ho visto era Dossobuono Salerno, dove ho visto un Dossobuono un po' più presente in partita, in campionato, vedendo anche due partite precedenti. Vuol dire che non so se è sempre la stessa motivazione come era quando essere tanto carichi su quelli in alto, meno carichi su quelli in basso, ma io purtroppo noto ancora questo. Salerno che invece mantiene sempre questa freddezza. Ma loro sicuramente, avendo già vinto tanti scudetti, avendo già le atlete che hanno alzato la coppa chissà quante volte, i momenti sono presenti e cercano di, sanno fare quello che devono fare. Campionato ora, quest'anno playoff, vedremo come andrà, però penso che arriveremo sempre avere una finale, sì, di penso. Poi sorprese sono belle sempre, ma non per quelli che li devono subire. Bene, però. D'accordo. Allora, abbiamo il tempo soltanto per ricordare il palinsesto di questo fine settimana, come sempre ricco di impegni e di appuntamenti televisivi e non. Diamogli un'occhiata, anche se in realtà ci sono le partite del campionato maschile e Conversano-Fasano, che è il match of the week in diretta su Sport Italia. Ricordo invece che la settimana successiva accenderemo i riflettori anche sugli ottavi di Champions League in diretta su Eleven Sports, e c'è la Sega League con la Final Four in diretta su Palamano TV. Insomma, non c'è da annoiarsi. Grazie Liliana, in grazie bocca al lupo, voi. Alle grazie. Tue azzurrine. È tutto per quanto mi riguarda. Matteo Aldamonte sarà in diretta domenica alla Pala San Giacomo per raccontarvi il derby tra Conversano e Fasano. Noi ci ritroveremo giovedì prossimo, sempre stessa ora, su Sport Italia. Arrivederci. Come l'ha messa all'incrocio dei pali? Un gol pazzesco!